Sia lodato Gesù Cristo nel cuore immacolato di Maria. Benvenuti in questa novena di Natale 2023. Quindi richiamiamo in noi lo Spirito Santo per iniziare la lettura delle preghiere iniziali e poi per iniziare in questo primo giorno, ehm, il primo giorno della, no della novena di Natale. Vieni Spirito Santo, vieni ad aiutarci affinché Gesù possa nascere in tutti i cuori dell'universo e possa nascere nel nostro cuore in questo mondo senza amore e senza Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli del tuo eterno volere. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per tutti quelli che non credono, non sperano, non ti adorano e non ti amano. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite, dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o oh luce beatissima, Invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua forza nulla, e nell'uomo nulla, senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina, prega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi sentidoni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. O bambino Gesù, Eccomi ai tuoi piedi, mi rivolgo a te che sei tutto, ho tanto bisogno del tuo aiuto. Donami a Gesù uno sguardo di pietà e poiché sei onnipotente, soccorrimi nella mia necessità. Gesù, dolce ricordo, che dà le gioie del cuore, ma più che il miele e tutte le cose è dolce la Sua presenza. Niente si canta di più soave, niente si ode di più lieto. Niente si pensa di più dolce di Gesù. Figlio di Dio, Gesù, speranza per quelli che si pentono, quanto pietoso sei per quelli che ti pregano, quanto buono per quelli che ti cercano, ma che cosa sei per quelli che ti trovano? Nella lingua basta dirlo, nello scritto ed esprimere. Chi ha provato può credere che cosa sia amare Gesù. Sì, Gesù, nostra gioia tu, che sei il premio futuro. La nostra gloria sia in te sempre per tutti i secoli. Amen. Dio, che costituisci l'unigenito tuo Figlio Salvatore del genere umano e ordinasti che si chiamasse Gesù, concedi propizio che di colui il cui santo nome veneriamo in terra possiamo godere in cielo anche la vista, per lo stesso Cristo nostro Signore. Amen. Per la tua divina infanzia, o oh Gesù, concedimi. La grazia che istantaneamente ti chiedo che tu possa nascere nei cuori di tutti gli uomini del mondo, se conforme al tuo beneplacito e il mio vero bene, non guardare alla mia indegnità, ma alla mia fede e alla tua misericordia. Misericordia infinita. Terzo giorno della do, novena di Natale. Prepariamo le vie al Signore. Al popolo di Israele, oppresso dalla schiavitù babilonese, il profeta Isaia dà un lietissimo annuncio e prossima la liberazione. Il Signore stesso verrà in mezzo al suo popolo come pastore, buono, che ha cura del debole, come padre, misericordioso, che perdona i peccati come Dio forte che sconfigge i nemici. I prescelti da di Dio però devono impegnarsi a preparare la strada al Signore e a togliere tutti gli ostacoli del male mediante una vera conversione. Ecco il Signore. Una voce grida. Nel deserto preparate la via al Signore. Appianate. e la steppa, la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata. Ogni monte e colle siano abbassati. Il terreno Accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in pianura. Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà. Salì su un alto monte, tu. Che rechi, liete notizie a Sion. Alza la voce, non temere. Annunzia le città di Giuda: ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio viene con potenza. Con il braccio egli detiene il dominio. Come un pastore, egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo radona, porta gli agnellini sul seno e conduce pian piano le pecore. Madri. Prepariamo i nostri cuori. Il Signore vuole trovare una via per entrare nei nostri cuori e dimorarvi. La voce grida nel deserto: Preparate una strada. Questa voce giunge prima all'orecchio e dopo, o meglio, attraverso l'ascolto. La parola penetra nell'intelletto. Preparate, dice la voce, una strada al Signore. Quale via gli prepareremo una strada materiale, ma la parola di Dio può richiedere una simile via. Non occorre piuttosto preparare al Signore una via interiore e tracciare nel nostro cuore delle strade dritte, piane. Sì, questa è la via per la cui la parola di Dio si introduce per stabilirsi nel cuore dell'uomo. Prepariamo una via al Signore. Con una buona coscienza rendiamo piana la strada perché il bambino Gesù possa camminare in noi senza difficoltà e donarci conoscenza dei suoi misteri e della sua venuta. Origene, Omelie su Luca. Manda il tuo spirito, o oh Signore, perché otteniamo il perdono dei nostri peccati e la purificazione da tutte le nostre colpe. Noi ti preghiamo, manda il tuo spirito, oh Signore. Perché otteniamo l'aumento della fede e della nostra adesione alla volontà di Dio. Noi ti preghiamo, manda il tuo Spirito, Signore. Perché otteniamo l'aumento della speranza nei beni eterni promessi da Dio, noi ti preghiamo, manda il tuo Spirito, Signore. Perché otteniamo l'aumento della carità e della grazia, che ci rendono conformi alla santità di Dio, noi ti preghiamo, manda il tuo Spirito, Signore. O Dio Onipotente, che ci chiami, a preparare la via al Cristo Signore, fa che per la debolezza della nostra fede non ci stanchiamo di attendere la consolante presenza del Medico Celeste. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore Gesù, manda il tuo Spirito in questo mondo dove la guerra, le malattie, l'azione del diavolo con l'anticristo non impediscono eh, ai tuoi letti, ai tuoi figli, di continuare il cammino di conversione affinché tu possa nascere nei cuori dei tuoi figli tutti i giorni e attraverso questa fede il terreno possa essere preparato per il compimento delle profezie e l'inizio dei segreti di Meggiori sia lodato Gesù Cristo nel cuore immacolato di Maria